Un tour guidato è una dimostrazione di quanto le barriere architettoniche ostacolino la vita di tutti i giorni. Questa mattina, con Sì, partenza da grazie, via sì. Catalochino e arrivo all'emiciclo Garibaldi, con il coordinamento degli agenti della polizia locale, gli studenti dell'istituto alberghiero hanno potuto verificare le condizioni delle strade sassaresi. Si avvia alla conclusione il percorso dedicato alla disabilità, promosso dall'Unione Famiglie Handicappati, ONLUS che da 4 anni cura il progetto, giunto alla quinta edizione. Andiamo nelle scuole a promuovere la sensibilizzazione sulla disabilità, illustrando i concetti basilari e portando diverse testimonianze. Siamo convinti che si debba partire dagli studenti, spiega il presidente Gianpietro Uleri. Buche, gradini senza scivoli, macchine parcheggiate su marciapiede o sui passaggi. Sono questi i problemi evidenziati dagli studenti della classe 4 C, Servizi e Enogastronomia dell'alberghiero, accompagnati dalla docente Maria Grazia Soro. I ragazzi hanno attraversato le strade e i marciapiedi sulle carrozzine per disabili per vivere direttamente le difficoltà quotidiane di chi ha problemi di mobilità. L'iniziativa ha tra i suoi obiettivi anche ricordare il peso delle barriere mentali che ci condizionano. Dietro ogni disabile c'è una famiglia. Si stima che a Sassari i disabili gravi siano circa 2.000, con più di 10.000 persone coinvolte tra parenti, amici ed operatori.